la Serie A dopo la sosta ricomincia qui al Massimino tra Catania e Inter, la Sicilia che sfida Milano. Milito, lo scambio tra i due, ancora Milito riesce ad allargare bene per Maicon, in mezzo c'è Pazzini, il cross in mezzo, Cambiasso, ancora Cambiasso contro il Catania, l'arma letale nerazzurra, 1-0 al sesto minuto. Vediamo qui nel replay sulla fascia destra Maicon, di qui è arrivato un cross perfetto, tutti i difensori sono stati attratti dagli attaccanti, dall'inserimento di Muntari, e Cambiasso ha trovato la posizione giusta e ha calciato anche molto bene. Maicon dentro per Milito, la palla è buona, Milito il cross, la deviazione di Le Grottaglia in calcio d'angolo. C'è ancora Berghessio, c'è spazio per lui, dalla parte c'è Gomez, dall'altra parte c'è Almiron, ancora Berghessio per Almiron! Che gol di Almiron! Impazzisce Massimino, 1-1! Adesso torna all'attacco Maicon, il pallone che sfila Muntari, non riesce a girare verso la porta, alla recuperata da Ricchiuti in mezzo al campo, ancora Ricchiuti per Berghessio, Castellazzi non esce, esce in ritardo e si prende il cartellino giallo, calcio di rigore per il Catania, come cambia una partita in 5 minuti. Intanto dal dischetto Lodi col mancino, Catania avanti 2-1 al quinto della ripresa, è cambiata completamente la storia di questa partita. Uno contro uno con Nagatomo sul rinvio del portiere, qui l'Inter si fa trovare impreparata, ancora Gomez al limite, prova a calciare col sinistro, trova Castellazzi in calcio d'angolo. Lodi per Maxi Lopez, lo scambio con Izco, del vecchio Castellazzi e poi Cordova in calcio d'angolo. Il Catania va in velocità, però adesso proprio con Catellani in area di rigore, Catellani, Catellani, Castellazzi salva l'Inter e tiene in vita la squadra nerazzurra. Finisce qui l'impresa del Catania che rimonta lo svantaggio del primo tempo e batte l'Inter come 2 anni fa, quando si trovava sotto e vinse 3-1, era l'Inter di Mourinho, questa è l'Inter di Claudio Ranieri che perde per la seconda volta consecutiva. Sapevamo che era dura contro una squadra fortissima che non passava un buon momento, però dopo il primo tempo che hanno creato solo un tiro in porta e sono andati in vantaggio, dopo c'è stata veramente una grandissima reazione da parte della squadra.